Dopo ben 3 anni siamo tornati a trovare il nostro amico Alfonso Stani. Benvenuti, vi ho ricevuto nuovamente nel mio giardino perché c'è il sole e quindi ho detto perché no, prendiamo un po' di sole mentre parliamo di cose belle. Ringrazio oltre le colonne Daniela Pozzone, con la quale ovviamente stiamo avendo un percorso di lavoro insieme. Vi ringrazio di essere nella mia casa. Che è sempre è un giardino bellissimo. Ascolta, io ultimamente ti ho Grazie. visto in una trasmissione in una ricorrenza molto particolare a cui tu tenevi molto. Sì, Che mi e lo dici? ricordo ancora, sono 15 anni che ci ha lasciati Alberto Castagna, che per me era un amico, un fratello, era tutto. E quindi Barbara D'Urso ha ricordato per ben 2 volte quest'anno e quest'anno mi ha ospitato anche in trasmissione per parlare di lui e la ringrazio molto. Se ci sarà modo mi farà piacere tornarci per poter ancora parlare di lui, perché è una persona che merita, che ha dato tanto all'Italia e quindi merita di essere ricordato. Barbara è una grande professionista, d'altronde, che io stimo molto, quindi per me è un piacere dare la mia opinione o ricordare delle persone importanti attraverso il suo programma. Ascolta, tu sei un vulcano in eruzione. In un periodo come quello che stiamo attraversando di lockdown, di zona rossa, che stai combinando? Tante cose belle, soprattutto per voi. Stiamo per iniziare un programma che si chiamerà 1000 lire al mese con una mia compagna di viaggio meravigliosa, Nadia Rinaldi, che saluto, ciao Nadia. E questo programma è rivolto a un pubblico da casa e anche ai nostri amici VIP. Il messaggio che vogliamo lanciare è cucinare insieme tra amici a casa, aprendo il frigorifero, vedendo quello che c'è anche con 10 euro. Quindi un messaggio che potrà essere utile per tutti. Sarà prima settimanale, poi faremo itinerante in Italia, in giro per l'Italia e grazie a un mio caro amico che ringrazio, Vito Fusco, Fisherman Burger e Anita per quanto riguarda Meat Market, questa catena di ristoranti che ci ospitano e ci danno la possibilità di fare delle cose veramente divertenti. Avremo modo di farvi vedere che cosa riusciremo a fare, entreremo nelle vostre case ed entreremo anche nelle case dei nostri amici VIP, ma poi saprete di più. Quindi vorresti dire che tu hai altri sogni e altri progetti nel Sì, cassetto? ce ne sono tanti, innumerevoli, che piano piano vi svelerò. Ci sarà anche un libro che voglio pubblicare, voglio scrivere questo libro e poi pubblicarlo, ma questo lo saprete più in là. Però volevo dirvi una cosa, sempre grazie a Meat Market Fisherman Burger, questi due ristoranti, ci sarà anche l'inaugurazione di un nuovo ristorante più in là che vi diremo. E c'è questa nuova opportunità per Pasqua e Pasquetta, faremo dei box da portare nelle vostre case, ovviamente sul sito voi potete ordinarli anche alla gente comune, alla gente normale, e poi andiamo in giro dalle nostre amiche VIP a fargli provare le loro, anzi, specialità e quindi io entro nelle loro case. Quindi che dire, ci rivediamo a brevissimo. Ci rivedremo a brevissimo, mi raccomando, continuate a seguirci e a seguire Oltre le Colonne. È il nostro percorso di questo periodo che è difficile, ma preso col sorriso e con l'amore, perché sono due ingredienti fondamentali: ridere, amare e voler bene al mondo. E vedrete che ce la faremo. Arrivederci a tutti e buona giornata.